Ad oggi il 73% degli imballaggi più di 7 su 10 ha una seconda vita. È la prima delle cifre che il presidente di CONAI, Luca Ruini, ha ricordato nel webinar dedicato ai risultati dei primi 25 anni di CONAI attraverso il rapporto di sostenibilità e alle prospettive future del riciclo degli stessi imballaggi. L'Italia di fatto è il primo tra i paesi leader per traguardi ottenuti nel riciclo pro capite, davanti solo il piccolo Lussemburgo. Un obiettivo che vede tra i protagonisti CONAI e il suo sistema di filiera. Il sistema CONAI ha la responsabilità del raggiungimento di questi obiettivi a livello nazionale, quindi non soltanto, come vedremo dopo, sul gestito, ma anche legato a quello che è i dati che risultano essere a livello nazionale. Ed è per questo che in questi anni ha sempre cercato di aiutare, in particolare il centro e il sud Italia, nello sviluppo della raccolta differenziata. I numeri comunque sono importanti, abbiamo visto, se pensiamo soltanto alla quantità di materiale, pensiamo a 13.000 torri di Pisa, sono quantitativi che risultano essere sicuramente decisamente rilevanti. Un ruolo fondamentale è svolto dalle città e dalle capacità di recupero dei rifiuti, ormai concettualmente assimilati a vere e proprie risorse. Una volta il tema era un tema di emergenza, oggi stiamo guardando in modo completamente diverso. Quello che c'è all'interno dei cassonetti della raccolta differenziata sono delle vere e proprie miniere urbane. E, tra l'altro, aggiungo un altro di numero, secondo me, che è importante: miniere urbane che vengono poi, da cui si estrae della materia, delle materie prime e secondarie, che vengono lavorate direttamente anche in Italia. Uno dei numeri che non abbiamo presentato, ma che ci ha colpito nel 2021, è che più del 90, quasi il 90% del materiale che viene raccolto e selezionato poi viene riciclato direttamente in Italia. C'è stato un aumento quasi del 30% di questo numero rispetto all'anno precedente.